Lorenzo, innanzitutto benvenuto a Caserta. Grazie. Allora, le prime sensazioni? Le prime sensazioni, diciamo, stiamo spingendo molto e dobbiamo spingere ancora di più perché dobbiamo fare una stagione buona e niente, poi passo dopo passo stiamo trovando il gruppo e tutto e questo è un bene. E fa sempre piacere perché ho parlato anche col direttore, col progetto, che stiamo puntando molto sui giovani e per me è un piacere. E spero di dare il massimo con la fiducia che mi è stata data. Diciamo che nasco da centrocampista, poi per varie esigenze mi sono spostato sulla fascia. E sono un giocatore abbastanza duttile, sinistro, e poi diciamo dove il mister vuole che gioco provo a dare il mio massimo. E tanti ce ne sono stati, Raja, Nengolan, Pjanic, poi vabbè il mio ruolo, Kolarov, tutti i giocatori. Mi sono allenato in prima squadra. I ritmi sono alti e fai fatica all'inizio a stare con loro, però diciamo quando poi ti ci abitui è un altro calcio, diciamo. Prime espressioni a Catania, vabbè, il girone C lo conosciamo tutti, è uno dei più tosti, soprattutto quest'anno poi che diciamo quasi una Serie B. E, però è stato bene, dai, diciamo, ho fatto bene le mie partite, l'anno scorso nel girone B ho fatte quasi tutte, mi sono misurato secondo me abbastanza bene. Poi sarete voi a giudicarla, diciamo, quest'anno. Diciamo, avevo varie richieste in C, poi mi ha colpito molto la fiducia che mi è stata data da parte della società e poi parlando anche con i vari giocatori che avevo a Imola, ho sentito anche un vecchio amico Padovan che stava qui, che mi ha consigliato la città, che lui si era trovato benissimo. E quindi varie cose, la fiducia della società, tutti che mi dicevano che Caserta è una bella piazza e tutto, alla fine è stata quasi una scelta facile, diciamo. Cosa ti ha detto il direttore al momento della firma? Mi ha detto che punta tanto su di me, che crede in me, questo non fa che farmi piacere, ma poi questa fiducia va sempre ripagata in campo. E mister Guidi? Mister Guidi, allora, diciamo che lo conoscevo di nome nel circuito delle nazionali, poi l'anno scorso stava a Gubbio se non sbaglio, però non ce l'ho mai avuto in prima persona. Positivo, è stato positivo, ma non solo lui, anche tutto lo staff, il prof, il secondo mister, mi sembra uno staff molto valido e niente, speriamo di lavorare sempre al massimo. Guarda, lo spero davvero sia per me che per Caserta stessa, per la casertana, perché poi quando fa bene un giocatore, fa bene un po' di giocatori, fa bene anche tutta la squadra e la stagione, si prospetta una stagione bella, quindi lo spero davvero con tutto me stesso. Spero che queste norme Covid si risolvano e lo stadio sarà pieno e ciao a tutti. Allora forza casertana. Sempre.